Partiamo innanzitutto dai risultati, perché un'azienda si misura soprattutto da quelli. Qual è la sua valutazione sulla prima tranche del piano industriale 2016-2017? Beh, il gruppo Ferrovie è partito con un piano molto ambizioso, presentato a settembre 2016, che prevedeva una crescita importante sia di tipo modale, quindi trasporto passeggeri, trasporto merci, trasporto ferro e trasporto gomma, sia di tipo geografico, prima tra tutti diventare un'azienda europea, visto che il mercato nostro di riferimento è il mercato europeo. E la crescita si è vista, siamo passati da un budget 2015 di 8 miliardi e mezzo a un budget 2018 di 11 miliardi e 2, una crescita che credo nessun'altra azienda in Italia abbia fatto in questi anni. La chiusura del bilancio 2017 con 552 milioni di utile e 25% di EBITDA margin conferma la solidità della crescita e quindi siamo molto contenti. Oggi la presentazione di Merci Italia Fast dimostra che abbiamo rivitalizzato anche il settore più difficile, la Cenerentola del gruppo, il trasporto merci, per tanti anni in Italia in grave declino. Il 1 gennaio 2017, con la nascita del Polo Merci Italia, abbiamo ridato dignità, un progetto, un senso di appartenenza agli uomini e alle donne che lavorano in questo comparto e direi a tutto il comparto del trasporto merci ferroviario in Italia, anche al di fuori del gruppo Ferrovie dello Stato. Ma la vostra non è solo un'operazione di business, è anche un'operazione culturale, no? Perché l'idea che il trasporto delle merci non sia più solo su gomma, ma possa andare anche su ferro, ha un valore anche culturale. Le domando, dentro questi treni, che cosa può essere trasportato? Perché immagino che tanta gente non lo sappia, magari anche tanti imprenditori non lo sanno. Che cosa si trasporta dentro un treno ad alta velocità? Beh, sono treni che trasportano necessariamente merci ad alto valore e quindi paradossalmente piccole. Nel senso che noi, per capire l'opposto, con i grandi treni merci trasportiamo i coin, cioè il materiale che esce dalle acciaierie. Qui invece trasportiamo i piccoli pacchi, un telefonino, un componente di Leroy Merlin, del cibo, cioè oggetti che hanno bisogno di velocità, perché con il nostro mondo, devo dire anche un po' pazzo, in cui ciascuno ormai acquista le cose su Amazon e si aspetta la consegna nel giro di 24 ore o anche meno, la velocità è diventato uno degli elementi fondamentali di competizione anche per il trasporto merci. Ed è del tutto evidente, no? Se pensate agli sforzi appunto che sta facendo Amazon addirittura con i droni per guadagnare tempo nella consegna all'ultimo miglio, quanto è importante invece potersi muovere in 3 ore tra la zona di Napoli e la zona di Bologna. C'è un servizio che non è in grado di dare nessun altro modo di trasporto. Tra l'altro a costi assolutamente competitivi, poiché un treno a alta velocità di questo genere trasporta diciamo il volume di 18 tir di un paio di Boeing 747, ha dei costi completamente diversi da due Boeing 747, quindi rende il trasporto delle merci più competitivo. Quindi sì, contribuisce sicuramente a un cambio anche culturale, perché contribuirà ancora di più al just in time, che ormai sta diventando uno degli elementi determinanti del nostro modo di vivere. Tra l'altro è prevista anche un'implementazione, cioè non solo la rotta Marcianise-Bologna, ma anche Milano-Torino e quell'area, diciamo. Si tratta di far conoscere il prodotto a questo punto, nel senso che potenzialmente tutte le linee ad alta velocità d'Italia possono dare un servizio del genere, quindi Torino-Venezia, quando appena sarà completata, ma già oggi ha tempi di percorrenza ottimi, e ovviamente Torino-Napoli, Salerno, e poi sono in costruzione le linee verso Bari. Diciamo, un servizio del genere può veramente avere uno sviluppo potenzialmente enorme, dipende un po' da quello che richiederà il mercato. Quindi anche i margini potenzialmente possono crescere notevolmente. Che vuol dire avere poi anche come dire, un riflesso sull'occupazione, per esempio, che potrebbe essere incrementato, no? I margini li otteniamo nel momento in cui superiamo un certo load factor, che è piuttosto alto, nel senso che dobbiamo avere il break even intorno all'80%, poco meno, di riempimento del treno. Il resto è marginalità. Quindi c'è un lavoro commerciale molto importante da fare, tanto è vero che è stata costituita una divisione commerciale apposta per Merci Italia Fast, a cui si potranno rivolgere i clienti interessati a questo tipo di servizio.